Buongiorno a tutti e bentrovati a questo punto stampa. Io sono Raffaele Grottola, direttore dei servizi sociosanitari e sostituisco temporaneamente in questo momento il direttore generale impegnato in altre attività e vi illustro brevemente in avvio gli argomenti che tratteremo oggi. Il primo argomento è riguardante le sfide della pneumologia, gli aspetti della fisiopatologia respiratoria tanto attuali come in questo periodo per via del Covid-19. La dottoressa Silvia Tognella, che è direttore facente funzioni della pneumologia del Mater Salutis, che è l'ospedale di Legnago, illustrerà l'argomento. Seguirà sport in salute e sicurezza. Sapete quanto si è parlato in questi ultimi giorni della riapertura di attività sportive e motorie. Il dottor Giampaolo Fraccaroli, direttore delle attività motorie aziendali, illustrerà questo argomento. Concluderò io aggiornandovi sulla situazione delle strutture residenziali per anziani. Dottoressa Tognella, prego. Mi sentite? Sì. Sì, ottimo. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Sono qui a rappresentare l'impegno della pneumologia in questa fase 2 della pandemia Covid, perché per noi rappresenta un'ulteriore sfida. La ripartenza ovviamente in ambito pneumologico deve garantire sì la ripresa nella massima sicurezza per il paziente, prima di tutto, per gli operatori anche ovviamente con grande attenzione per gli operatori, e garantire anche il monitoraggio di tutti quei pazienti che hanno avuto le forme più gravi di patologia Covid correlata. La ripartenza della pneumologia del Mater Salutis è iniziata certamente con la riconversione del reparto di degenza, che ha riaperto con 16 posti letto, di cui 6 di semi-intensiva respiratoria, che in questo momento sono a pieno regime, soprattutto per garantire l'uscita dalle rianimazioni dei pazienti che hanno avuto le patologie più gravi in questo periodo, quindi pazienti tracheostomizzati, in ossigeno, ventilati. Contemporaneamente stiamo riaprendo le attività di tipo ambulatoriale, ovviamente in questa fase garantendo soprattutto l'accesso ai nostri pazienti più fragili, più gravi, che hanno prima di tutto bisogno di noi, quindi i pazienti in ossigenoterapia domiciliare, i pazienti con ventilazione assistita a domicilio, le forme più gravi di asma bronchiale che necessitano di proseguire le terapie biologiche che hanno intrapreso. Accanto a tutta questa attività c'è anche la ripresa dei test di funzionalità respiratoria, che attività che ci sta impegnando anche come membri delle società scientifiche per riuscire a far ripartire i test in sicurezza per tutti i soggetti che li effettuano. Quindi stiamo riorganizzando le procedure, i percorsi, tutti gli accorgimenti tecnici che vanno attuati nella fase 2. Tutto questo senza dimenticarci che stiamo tenendo sempre le antenne molto dritte per essere pronti a far fronte a qualunque nuova evenienza pandemica dovesse in qualsiasi caso svilupparsi. Quindi la pneumologia è ancora in prima linea in questo momento. Grazie alla dottoressa Tognella. Mi segnalavate che avevate perso l'audio. Ritorno a presentare il dottor Giampaolo Fraccaroli, che dirige l'unità dipartimentale di attività motoria dell'azienda, che parlerà di sport in salute e sicurezza. Prego, dottor Fraccaroli.
sentiamo. C'è un problema di microfono. Scusate, dottor Fraccaroli, non si riesce a sentire l'audio. Io mi sento, voi mi sentite? Sì, adesso sì. Benissimo, forse sono un po' fuori inquadratura in ragione del fatto che mi sono avvicinato al microfono. Buongiorno, dottor Grottola, buongiorno, un saluto a tutti i partecipanti a vario titolo. Io sono il dottor Fraccaroli, direttore dell'unità semplice dipartimentale dell'attività motoria, una struttura che aderisce direttamente al Dipartimento di Prevenzione diretto dal dottor Giovanni Sandri. Noi abbiamo continuato la nostra attività che consiste prevalentemente nella certificazione medico-sportiva non agonistica, agonistica, e nella valutazione dei pazienti che ha potuto sempre la nostra struttura in previsione di un'attività motoria strutturata. Questa nostra attività è stata interrotta brutalmente il giorno 12 di marzo per rincorrere appunto l'emergenza coronavirus. Tutte le nostre risorse, sia mediche che infermieristiche, sono state scittate a supporto dell'attività del contrasto della pandemia occorsa nel corso di Covid. Alcuni nostri infermieri sono afferiti nelle rianimazioni, altri nell'azione per eseguire dei tamponi, altri nelle chiamate per il monitoraggio a domicilio. Fino ad arrivare ad aprile, quando abbiamo capito, compreso che forse l'attività avrebbe potuto ricominciare. Noi abbiamo impegnato tutto il mese di maggio sostanzialmente per recuperare tutti quelli che vengono definiti sospesi, cioè tutti quegli utenti che avevano prenotato presso il nostro servizio, presso le nostre unità, una visita medico-sportiva che in ragione della brusca interruzione erano stati, diciamo, non soddisfatti. Dal primo di giugno posso dire che tutte le nostre tre unità allocate rispettivamente presso l'ospedale di Bussoleto, presso l'ospedale di Legnano e presso l'ospedale di San Bonifacio hanno ripreso a pieno regime ad effettuare visite medico-sportive di certificazione sia agonistica che non agonistica, sia di attività motoria non strutturata. Abbiamo e stiamo assumendo impegni in ragione di una prestazione ogni mezz'ora, perché riteniamo questo tempo congruo per un'attenta valutazione dello stato di salute dei nostri ragazzi e adempiendo le corrette procedure di sanificazione. Una delle nostre preoccupazioni maggiori è stata infatti, per quanto ha detto anche Silvia Tonella, quella di poter garantire delle prestazioni in sicurezza. Da subito abbiamo fatto nostre le indicazioni dateci dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, a seguire dalle indicazioni pervenute dalla Regione Veneto e non da ultimo dai nostri servizi di prevenzione. Quindi io posso dire che dal primo di giugno noi siamo in grado, nelle tre strutture precedentemente indicate, di garantire le prestazioni che prima ricordavo. In ragione di quanto ho detto, noi riteniamo, noi suggeriamo una visita sportiva anche in ragione del fatto che questo lungo periodo di lockdown ha certamente determinato in molti di noi un decondizionamento fisico. E a vario titolo chi intende affrontare l'attività sportiva sia in termini ludico che in termini agonistico, credo che la debba affrontare in sicurezza. Ed è per questo che noi suggeriamo caldamente di fare riferimento alle nostre strutture per meglio definire le condizioni fisiche e soprattutto la condizione, una corretta condizione funzionale del nostro organismo. Grazie. Grazie, dottor Fraccaroli. Affronto l'ultimo argomento, dopo passiamo a eventuali domande. La riapertura degli ingressi nei centri servizi residenziali per anziani. La Regione ha emanato delle indicazioni alcuni giorni fa sulla riapertura degli ingressi in queste strutture.
Abbiamo avviato subito un contatto diretto con le strutture, ne abbiamo appena concluso uno adesso in videoconferenza, perché il primo impegno delle strutture è di poter allestire un modulo di accoglienza temporanea che permette alla persona anziana che entra nuova in struttura di essere accolta in uno spazio che garantisce l'isolamento e la sicurezza della struttura attraverso un primo tampone ed una stanteria, cioè una permanenza in questo modulo di accoglienza temporanea di 14 giorni. Solo dopo il secondo tampone a distanza di 14 giorni di tipo negativo sarà possibile che la persona entri a far parte della vita comunitaria. Questo è il primo aspetto importante, quindi questo ci permette di tornare ad attribuire le cosiddette impegnative di residenzialità per anziani non autosufficienti alle strutture e poter dare risposta sia alle dimissioni ospedaliere dei reparti per acuti, dove le persone dimissibili che non possono tornare a casa hanno necessità di un accoglimento in struttura residenziale. Sia attraverso le impegnative temporanee possiamo dare risposta anche a situazioni di emergenza di particolare necessità familiare e riprenderanno anche gli accoglimenti da domicilio. Un secondo aspetto che la Regione ha chiesto alle strutture è di regolamentare le visite dei familiari, indicando alcuni aspetti fondamentali: la prenotazione delle visite, lo scaglionamento delle stesse, l'effettuazione di queste in assoluta sicurezza garantendo il distanziamento sociale, possibilmente in spazi all'aperto o altrimenti in spazi dedicati al ricongiungimento relazionale dei familiari con gli ospiti, evitando assolutamente l'accesso nelle stanze di accoglimento e di ospitalità. Io avrei finito con questo intervento. Se ci sono domande sui tre argomenti di oggi, diamo subito spazio. Una domanda per la dottoressa Toniella. Abbiamo già risposto. Scusate. Quali sono le domande a cui rispondo? Sì. La situazione contagi. Beh, possiamo dire che il quadro confortante e complessivo si ripercuote anche nelle strutture residenziali per anziani, c'è un netto calo di contagio sia tra ospiti che operatori. Ci stiamo avvicinando anche qui allo zero. Francesca Mazzola, case di riposo, hanno allestito gli spazi con... si sono adoperati in questi pochi giorni, perché siamo entrati subito in contatto con loro, per l'allestimento di questi spazi. Alcune strutture sono già pronte perché comunque avevano previsto in precedenza l'allestimento di questi spazi. Come è stato il lavoro delle USCA? Beh, le USCA hanno operato e hanno permesso sul territorio di garantire la sorveglianza di situazioni critiche e soprattutto negli orari serali, nelle giornate prefestive e festive, in connessione con le direzioni distrettuali e delle cure primarie, hanno svolto un ottimo lavoro. In quante strutture il Covid è ancora presente? In pochissime strutture posso dirvi che ormai la percentuale è molto bassa, sia vicina al 20-25%. Ci sono altre domande oppure possiamo chiudere? Altra cosa, lezione per il futuro, cambiamenti nella gestione sanitaria degli anziani ospiti in struttura.
Beh, credo che la pandemia abbia dato insegnamenti di vario modo, a cominciare dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e ad andare su tutto il resto. Quindi credo che sicuramente dei miglioramenti potranno essere possibili nell'organizzazione da qui in avanti per rispondere sempre meglio a possibili rischi di pandemia. Ci sono altre domande? Grazie a tutti, se non ci sono domande vi ringraziamo sia per la presenza sia per il lavoro che svolgete a nome di tutta la direzione strategica dell'azienda Urso 9.